Allora, per quel che riguarda Mediaset, io ho già detto, Berlusconi l'ho citato prima, voi sapete che io ho avuto la fortuna di lavorare con lui per 4 anni come assistente diretto, poi altri 10 tra Publitalia e Mondadori, quindi insomma c'era un rapporto personale sicuramente molto bello, quindi mi è molto dispiaciuto che non ci sia più. Per quel che riguarda Mediaset, così mi ha stupito il fatto che a un certo punto, tra l'altro così out of the blue, sia uscito, credo che fosse inizio maggio, una roba del genere, è uscita una notizia su Dagospia che era veramente una cosa, cioè, dove praticamente si ipotizzava una cordata italiana e dove io andrei a prendere i consigli per questa cordata italiana da niente poco di meno che il grande banchiere d'affari Walter Veltroni. Cioè, non lo so, mi sembra come minimo una cosa che insomma, abbastanza traballante, no? Cioè, Veltroni, che io stimo, è una persona che tra l'altro è il nostro editorialista per il Corriere e anche per la Gazzetta, ma io credo che tutto possa fare, tranne che mettersi a fare come dire, l'organizzatore o il concepitore di un progetto relativo ad una cordata italiana che va a prendersi Mediaset, quindi veramente una cosa che non stava nessuno in terra. Poi da lì tutto è un po' come dire, no? È ritornato, è ricicciato, ma davvero mi è anche dispiaciuto molto perché in un momento in cui tra l'altro Berlusconi è mancato, cioè l'ultima cosa cui avrei pensato era quella di dire o di pensare a una cosa del genere, cioè veramente una cosa che proprio anche da un punto di vista umano non avrei neanche lontanamente pensato, capisci? Quindi è proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra. Poi ho anche detto, volendo entrare di più in un dettaglio, come dire, tecnico, che oltretutto, mentre io ho scalato RCS, perché RCS era scalabile, in quanto sul mercato c'era una quota di capitale superiore al 50%, credo intorno al 60% abbondante, 60% abbondante, dopo che John Elkann aveva deciso di distribuire gratuitamente a tutti gli azionisti FCA le azioni che appunto FCA possedeva di RCS, e quindi era diventata contendibile quell'azienda, no? Perché c'erano i soci storici che avevano il 22%, quelli che erano poi nella cordata opposta alla mia, c'era poi Banca Intesa, c'eravamo noi con il 4, eccetera, quindi 22 più 9, 31, più c'era Rotelli, insomma, arrivavi al 35-40%, quindi c'era un 60% sul mercato. Allora lì è un'azienda contendibile, ma Mediaset non lo è. Cioè, volendo entrare poi in uno specifico finanziario, no? Ma la prima cosa è che io non ho mai pensato a questa cosa perché in un momento in cui scompare una persona a cui ero anche molto affezionato, ma mai penserei a una roba del genere, mai nella vita. Oltretutto non è neanche possibile. Poi se devo dire una cosa, siccome ho letto che Pier Silvio nella conferenza stampa ha avuto delle parole molto carine nei miei confronti e questo mi fa molto piacere perché io ho sempre avuto moltissima simpatia per lui, l'ho conosciuto, lui aveva 12 anni, quando io ho cominciato la mia attività con Berlusconi nel 1981, lui era, essendo del 69, era 12enne, no? Quindi era veramente piccolo, no? Però io stavo lì ad Arcore per giorni interi, quindi insomma con lui ci si vedeva, con lui, con Marina, eccetera, quindi c'era anche un rapporto bello, un rapporto molto di simpatia e per lui ho sempre avuto molta, molta, molta simpatia. Poi però ha detto una cosa, quando ha detto che, dice, ho letto questa cosa fantasiosa, spericolata, giusto, concordo tutto, in pieno, relativamente al fatto che RCS o Cairo, quello che è, voglia scalare Mediaset, ma dice, ma mi sembra una cosa folle, no? Ha ragione, oltretutto non è possibile. Poi dice, ma semmai, se dovesse proprio accadere, saremmo noi che ci mangeremmo RCS. E devo dire, lui dal suo punto di vista, per carità. Solo che io poi mi sono ricordato, no? Ho voluto fare un piccolo conto, mi ricordavo questa cosa,
ma ho fatto un piccolo controllo e ho visto che in realtà per le leggi italiane esistenti non è possibile per Mediaset scalare RCS, ma è possibile invece per RCS scalare Mediaset. Quindi da un punto di vista tecnico sarebbe possibile il contrario. Io ho detto prima, non ci ho mai pensato neanche un secondo, ma la verità è questa. Adesso questa è una cosa simpatica che dico al mio amico Piersilio, che mi piacerebbe anche incontrare, non certamente per parlare di cose da fare insieme, ma anche semplicemente per rivedersi dopo un po' di anni. Grazie. E sulla seconda?